ci sono già alcune prenotazioni, a iniziare quella del Presidente Usuelli, che ha facoltà di intervenire. Grazie Presidente Fermi, illustre Presidente Fontana e Vicepresidente Moratti. Tra marzo ed aprile l'Istituto Superiore di Sanità convoca una cabina di regia invitando tutte le regioni e in quella sede insieme viene costruito un algoritmo con 21 parametri per definire l'RT, insieme. Sempre in quella sede vengono concordate le modalità su come compilare le schede, che infatti tutte le regioni tranne Lombardia compilano nella stessa maniera. Per calcolare l'indice RT è importante avere il numero delle persone con sintomi, positive con sintomi, e la data in cui hanno iniziato ad avere sintomi. La Lombardia non ha indicato questo stato clinico da tempo, ma da quanto tempo, Presidente Fontana? Io gliel'ho già segnalato settimana scorsa che il vostro software, qua in aula c'è l'audio video, che il vostro software non toglieva i guariti. Ma io da quanto tempo lo so? Io lo so dal 9 giugno e lo sa anche quest'aula dal 9 giugno, perché io il 9 giugno presento un'interrogazione in aula che è scritta e che è agli atti, la 1186. Il titolo è «Trasparenza dei dati necessari a calcolare i parametri lombardi di sorveglianza epidemiologica relativi alla sintomatologia da Covid-19 senza trattamenti di aggregazione e di riduzione grafica». Per intenderci, erano i tempi in cui voi minacciavate di querelare Gimbe. Questo è il vostro rapporto con le istituzioni scientifiche. In quella interrogazione io segnalavo che il 7 maggio Lombardia comunicava all'Istituto Superiore di Sanità che 50.000 persone avevano iniziato ad avere i sintomi nel mese di aprile. Il 26 maggio Lombardia correggeva, comunicando all'Istituto Superiore di Sanità, che erano 70.000, ballavano 20.000 persone. È scritto, interrogazione 1186. Per cui i primi sintomi si sarebbero registrati nel mese di aprile. Io segnalavo che tale differenza impattava evidentemente sul calcolo dell'RT diffuso agli inizi di maggio, parametro che era utilizzato per indirizzare la politica, eravamo in fase discendente, di riapertura. E quindi segnalavo che il valore RT era calcolato da voi in maniera erronea, sarebbe avvenuto ancora e sarebbe stato scoperto solo a posteriori, dopo tempi lunghi. Chiedevo, e lo chiedo ancora oggi e non so più come chiederlo, che Regione Lombardia aderisse alla richiesta di quella pericolosa combriccola che si chiama Accademia dei Lincei, che promuoveva l'appello per rendere pubblici, trasparenti e disponibili tutti i dati epidemiologici senza fornirli esclusivamente in forma grafica o aggregata, cioè con lo schemino già fatto, ma mettendo a disposizione i dati originali. E segnalavo in quell'interrogazione di giugno che le anomalie si giustificano per l'erroneità con cui Regione Lombardia compila l'insorgenza del primo sintomo necessario a calcolare i dati di sorveglianza epidemiologica, e mettendo a disposizione tutti i dati disaggregati per la comunità scientifica, gli scienziati verificherebbero eventuali errori molto prima e per tempo, così come ha benissimo detto nei giorni scorsi il sindaco Gori di Bergamo. La invito a concludere, Presidente Usuelli. Concludo dicendo che io chiedo, e non so più come chiedere al Presidente Fontana, di diffondere i dati grezzi, disaggregati, così come chiedo, e l'ho iniziata questa avvertenza con l'assessore Moratti settimana scorsa in quest'aula, ella mi rispose evasivamente,
Io voglio avere la documentazione scritta, visto che è a maggio che il presidente Fontana li ha nominati, di quello che i saggi da voi nominati pensano della legge Maroni, della legge 23. E quindi io non so più come chiedervelo. Vogliamo i dati disaggregati e vogliamo il parere dei saggi sulla 23. Siccome non so più come chiedervelo, io ve lo chiedo in ginocchio. Presidente Usuelli,